Questo è un progetto che verrà esplicitato meglio, che ha un po' un'origine lontana, perché nasce da un'idea di operatori che hanno lavorato a contatto col bambino affetto da tumore. E c'è la dottoressa Montigi qui davanti a me, che è una delle artefici, insieme a Maria Grazia e Ornella, le due dottoresse, le chiamo per nome, sono veramente affezionata, che hanno iniziato nell'inocua ematologia pediatrica aiutate dall'associazione dei genitori bambini con femminicità. Che pian piano sta coinvolgendo un po' tutte le figure professionali. Noi abbiamo recentemente ottenuto l'accreditamento di qualità GESI, secondo gli standard GESI, dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, quindi siamo accreditati secondo gli standard più elevati internazionali. Però questo rischia di essere un contenitore vuoto se non riempiamo appunto della nostra passione, del nostro amore per il lavoro, della voglia di migliorarci costantemente. Allora, in questi 23 anni di attività abbiamo sicuramente incontrato tantissimi bambini splendidi, tantissime famiglie, abbiamo affrontato con loro tratti importanti del loro percorso terapeutico. Allora, la musica e la lettura applicate alla terapia dell'oncologica pediatrica. Ci spiegate un attimo come si svolge? Vado io. Prego, prego. Allora, questo, stiamo parlando di un progetto che si chiama Musica e lettura siamo parte della cura, ed è un progetto che racchiude insieme due discipline, due terapie alternative alla terapia medica tradizionale, che sono la musicoterapia e la psicolettura. Insieme diciamo che utilizzano strumenti di comunicazione differenti, la musicoterapia utilizza la musica, la psicolettura i libri. L'obiettivo è quello comune, cioè cercare di creare una relazione con i bambini e dare loro la possibilità di essere ascoltati, di trovare un tempo, uno spazio all'interno del quale potersi esprimere e poter lavorare sulla loro sfera emotiva, che in ospedale i bambini rispondono, questa terapia. I bambini rispondono tantissimo per quanto riguarda la musica, utilizzano gli strumenti musicali per sfogarsi, per sfogare la rabbia che possono avere, per esprimere la loro paura o la loro gioia, quindi che sia una percussione di un tamburo, che sia l'ascolto di una musica, c'è sempre un racconto del loro vissuto, della loro esperienza. Invece dal punto di vista psicologico? Come reagisce? Dal punto di vista psicologico i bambini reagiscono cercando di richiamare a volte noi la loro attenzione e loro invece richiamano la nostra. Quindi si organizzano proprio i tempi, si riprendono i loro spazi. Forse per la prima volta possiamo dire che è un progetto che dà voce al bambino. E questo significa appunto riprendersi il tempo, avere la facoltà di poter scegliere quando iniziare una procedura, con chi iniziare una procedura e in che modalità. Soprattutto la lettura, ho visto che anche la lettura, sì, rispondono alla lettura. Assolutamente sì, perché la parte simbolica per i bambini sappiamo che è il loro linguaggio certo. In eccellenza. Quindi questo per loro è una grande scelta che noi diamo, quindi davanti a tutti i libri, e il qui ed ora del bambino a volte ha delle risposte aprendo un libro. Una lettura. Cosa preferiscono leggere? Cosa fate leggere normalmente? Ma solitamente sono fiabe, leggende, miti, racconti. Invece la musica, anche la musica di un certo livello? Ma anche lì dipende, sono loro che dicono poi che cosa dobbiamo fare, perché le richieste partono soprattutto da loro, ma la cosa bella è che insieme la musica e la lettura si incontrano, quindi molto spesso la musica dà voce con gli strumenti ai libri, e questa è un'altra particolarità. Grazie, tanti auguri. Grazie mille.